chiamata Maria, nacque a Parigi in Rue Saint-Denis il 17 agosto 1828 da una famiglia di borghesi liberali e repubblicani. Suo padre si occupava di commercio. Sua madre, Anne Soleil, era la nipote ed erede di un ottico che ha dato il suo nome ai cristalli dei fari lenticolari. Sua sorella, Antoinette Anne Marie, più vecchia di 7 anni, è più conosciuta sotto il nome di Anne Féresse-Deraismes. Maria era una donna colta, un intellettuale compiuta. La sua educazione era superiore a quella delle ragazze dell'epoca. La sua erudizione profonda. Studiò il latino, il greco, la filosofia. Si dedicò allo studio della Bibbia e dei cosiddetti padri della Chiesa. Si applicò alla traduzione dei libri sacri dell'India e delle religioni orientali. Già nella gioventù scrisse molte pièce teatrali e pubblicò dei libelli. Per scelta personale, Maria restò nubile. Suo padre morì nel 1852, sua madre nel 1861. E Anne Féresse-Deraismes, rimasta vedova nel 1865 senza figli, torna alla casa paterna. Le due sorelle ebbero allora una vita intellettuale intensa e nel loro salotto affluirono le personalità più di spicco della democrazia liberale. A partire dal 1866, unitamente ad altre donne, Maria condusse la lotta per l'emancipazione femminile di cui divenne una portavoce. Animò la società per la rivendicazione dei diritti della donna che si batteva per lo sviluppo dell'insegnamento femminile. Collaborò regolarmente a differenti pubblicazioni quali Le Grand Journal, L'Époque, Les Nains Jaunes, ed anche la rivista Le Droit des Femmes, il diritto delle donne, che nel 1871 prese il nome di L'Avenir des Femmes, l'avvenire delle donne. Mai tuttavia prese posizione contro il sesso maschile. Scriveva così: «Noi vediamo nell'uomo e nella donna identità di natura, frutti della medesima argilla, animati dal medesimo soffio, sono fra loro del tutto equivalenti». All'epoca in cui il papato e la stampa clericale attaccavano apertamente la massoneria, il Grande Oriente di Francia, per difendersi, organizzò pubbliche conferenze a cui venne invitata ad intervenire da Léon Richter. Da prima esitante, Maria finì per accettare, in seguito alla lettura di un articolo impertinente apparso su un giornale reazionario dedicato alle bas bleues, ovvero alle donne che avrebbero la pretesa di cimentarsi con la letteratura come scrittrici. Questa prima conferenza dedicata alla morale ebbe un grande successo. L'affluenza di pubblico fu elevata e la stampa rivelò ben presto le qualità di questa conferenziera dotata di cervello. È opportuno ricordare che l'impero francese sotto Napoleone III, autoritario sino all'inizio degli anni 60, aveva proibito le conferenze i cui temi sviluppati non fossero conformi all'ideologia del regime. La legge sulla libertà delle riunioni pubbliche non è che del 1868. Maria proseguì la sua attività in favore della lotta per l'emancipazione femminile attraverso conferenze e convegni. Gli argomenti furono diversi e molteplici ed affrontò a turno la morale, la letteratura, la storia. In ogni circostanza reclamò l'integrità dei diritti delle donne, sia politici che civili. Le sue conferenze, moderate agli inizi, divennero ben presto anticonformiste. La volteriana diventò laica. La liberale diventò socialisteggiante. Strinse legami con le militanti operaie ed aderì alla società dei letterati. Alcune bronchiti croniche la tennero lontana dalle tribune per un certo periodo. Durante l'estate del 1870 andò a vivere presso uno zio in Bretagna, vicino a Saint-Malo, e sarà quindi assente da Parigi per tutto il periodo della Comune. Vi farà ritorno solo un anno più tardi per dar vita ad una campagna in favore della democrazia. Nel 1875 Rabaga, un'opera antidemocratica e carica di odio scritta da Victorien Sardou, suscitò la sua indignazione e la portò nuovamente a parlare in pubblico. Questa conferenza ebbe un tale successo che il capo di gabinetto della prefettura la convocò per darle consigli di moderazione, al fine di evitare di vilipendere in analogo modo i parlamentari eletti dal popolo. Maria aderì ai liberi pensatori e fondò una sezione di cui era l'animatrice, creando anche un giornale, la Libre Pensée de Saines. Nel 1877 Maria invitò i suoi amici politici nella sua proprietà nei pressi di Pontoise per preparare le elezioni che mettessero fine al governo dell'ordine morale, sorta di regime istituito dal generale Mac Mahon per preparare un'eventuale restaurazione della monarchia. Questi incontri a carattere privato non poterono essere vietati e contribuirono al consolidamento della Repubblica nata dalle ceneri del secondo impero di Napoleone III, finito ingloriosamente a Sedan. Nel 1878 Maria successe a Léon Richter alla presidenza della Associazione per il miglioramento delle sorti della donna. Partecipò al primo congresso internazionale per i diritti delle donne, poi al congresso anticlericale del giugno 1881 dove, in assenza del presidente Victor Schoelcher, trionfò di fronte a più di 4.000 delegati. La sua attività ed il suo impegno erano tali che si formò un comitato per presentare la sua candidatura alle elezioni legislative. Donna ragionevole, Maria declinò l'offerta sapendo che la sua candidatura non era possibile in base alla legge vigente. Durante oltre 15 anni Maria Deraismes si trovò al fianco di numerose personalità di letterati ed artisti, ma anche di membri influenti di associazioni massoniche che le domandarono di fare conferenze o di presiedere manifestazioni. Nessuno poteva permettersi di ignorare questa donna e le battaglie che portava avanti. Il 14 gennaio 1882 i massoni della loggia Le Libre Penseur all'Oriente di Pec la iniziarono alla massoneria. Tuttavia venne ridotta al silenzio massonico sino al 4 aprile del 1893 quando fondò, assieme a Georges Martin, la loggia mista Le Droit Humain. Non vide però il coronamento della sua opera, tanto massonica che profana. Maria morì l'anno dopo, il 6 febbraio 1894, e seppellita con rito civile. Oggi riposa al cimitero di Montmartre. Questo personaggio assolutamente fuori dal comune meritava bene di essere onorato e ricordato. Così, il 16 giugno 1895, venne inaugurata a Parigi nel prolungamento della piazza delle Pinettes, nel 17° arrondissement, una via che porta il suo nome. Il 3 luglio 1898 la sua statua, decorata con paramenti massonici, vi venne eretta.